Il pullman, con a bordo una scolaresca di Acquarica del Capo a Lecce per una gita, arrivava dalla statale 16, la Maglie Lecce. Ha fatto il suo ingresso in città imboccando contromano via Torre del Parco, quella conosciuta dai leccesi come la strada degli archi, trafficatissima a quell'ora alle 8.45 del mattino, punto di arrivo e partenza di molti bus che accompagnano i ragazzi a scuola. Ha travolto 3 auto, questa panda quasi frontalmente. La donna alla guida, Fidelma Quarta, 60 anni, è in prognosi riservata, trasportata d'urgenza in ospedale da un'autoambulanza. L'impatto è stato terribile. Sul sedile del passeggero c'era sua sorella, anche lei ricoverata, ma non in gravi condizioni. Il conducente del pullman ha ammesso di essersi confuso, imboccando il senso vietato, e che poi non è riuscito ad evitare l'impatto con le auto, quelle arrivate di fronte, quelle che giungevano dalla circonvallazione, da Viale Rossini, perché i freni non hanno funzionato. La Polizia Municipale ha effettuato tutti i rilievi e ha fatto sottoporre l'autista ai test di alcol e droga per verificare se fosse lucido alla guida e i risultati hanno dato esito negativo. Lui è stato comunque iscritto nel registro degli indagati. Anche le persone a bordo delle altre 2 auto coinvolte si sono recate in ospedale per essere medicate, ma stanno bene. Preoccupanti le condizioni della donna, che ha subito un forte trauma toracico, un colpo allo sterno per il quale i medici non hanno ancora sciolto la prognosi.